Cretò! Interrompete il duello! Mai! Fateli fermare! Come osate darmi degli ordini? Rufus, uccidilo! Bloccate! Fermatelo! Arrestate quell'impudente! Uccidete quell'uomo! Chi l'ha fatto entrare nel mio castello? È mai possibile che io sia circondato da un branco di idioti? Io non sono un uomo! E non sono un vostro nemico! Sono Fantaghirot! E Carabas è sotto la mia protezione! Guardie! Uccidetela! Se non siete stati capaci di fermarla prima, fatelo adesso! Cosa aspettate? Avanti! Le frecce! Colpitela con le frecce! Allora! Ritira i tuoi ordini! No, 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 no! Ritira gli ordini per il momento. Carabas non ha colpa delle nostre sventure. La legge sacra del duello vi dà torto, Fantaghirò. E il duello è governato dal fato. E il fato ha sempre ragione. Ma questo non è leale. Carabas non conosce le leggi della forza umana. La sua sola forza è la magia. E lui vi ha rinunciato da tempo perché non vuole più nuocere a nessuno. Siete in ritardo, cara regina. Il duello ormai è cominciato. E a questo punto deve finire. Può finire solo con la morte di uno dei due contendenti. Ma che razza di re siete? Voi che rischiate la vita di vostro figlio. Ma io a dire la verità, mi sembra che sia lui quello destinato a morire. Perché non combatte con un rivale degno della sua forza? Altrimenti... Questo lo dite voi? Comunque, se esistesse un rivale degno di lui, vi assicuro che non esiterei un momento a metterglielo contro. Esiste. Sono io. Fatemi combattere al posto di Tarkas. Ma se vincerò, lui verrà via con me. La proposta è sensata. In un caso o nell'altro, Tarabas scomparirà dalla vostra vita. Va bene, d'accordo. Accetto le vostre condizioni. Lasciatele entrare nella gabbia!